Perché faccio questo video? Che c'entro io con i vaccini? Niente, perché non mi occupo di questo e non me ne voglio neanche occupare. Però ritengo interessante condividere con voi l'esperienza che ho appena avuto. Ho avuto la possibilità di fare il vaccino AstraZeneca riservato agli insegnanti e ai docenti scolastici. Perché? Io mi occupo di foto, non sono un insegnante, direte voi. E in realtà, cioè nel senso, non vivo di fotografia, ma quello di cui mi occupo, quello che mi dà da mangiare per ora, è essere un educatore sportivo, quindi lavorare nelle scuole, lavorare nelle società sportive e quindi lavorando nelle scuole in affiancamento agli insegnanti di educazione fisica, rientro all'interno del personale scolastico. Quindi ho avuto la possibilità di fare il vaccino e l'ho colta al balzo. È semplicemente un video per condividere la mia esperienza, quello che ho vissuto dal momento della somministrazione a poi il dopo, quindi tutti magari gli effetti che ho avuto e fino alla poi risoluzione totale che è avvenuta questa mattina e adesso sto benissimo. Nei miei limiti, però lascio quindi a questo diario della mia giornata post vaccino, partendo proprio dal momento in cui sono andato a vaccinarmi. Quindi vi spiegherò un attimo anche come ho avuto accesso, eccetera, eccetera. Vi lascio al video e poi ci vediamo in fondo per le conclusioni. Allora, dopo essermi registrato sul portale dedicato della Regione Toscana per la vaccinazione, mi sono recato nel punto vaccinale della mia città che avevo scelto. E dopo una breve attesa, in cui aspettavo che mi chiamassero, sono entrato all'interno. All'interno ho dovuto fare l'accettazione, dove mi hanno chiesto appunto di dimostrare la mia professione, giustamente, e poi ho fatto il vaccino. Naturalmente non ho potuto riprendere la parte dell'iniezione, anche se volevo, però qui mi vedete già praticamente in attesa, perché dopo il vaccino dovete stare almeno un quarto d'ora in questa saletta per eventuali effetti indesiderati, eccetera. Il vaccino lo fate lì dentro e lui è stato il mio simpatico compagno di attesa per il mio quarto d'ora. Allora, appena uscito dal vaccino, non manco sentito la puntura, quindi secondo me non manco me l'hanno fatto, probabilmente. E niente, adesso vediamo se avrò effetti, dopo ve li comunico. Tornato a casa stavo bene, non avevo neanche più di tanto dolore al braccio, lo muovevo, insomma, sembrava tutto ok. Allora, sono a 4 ore dalla somministrazione del vaccino, a parte un po' di dolore al braccio nel punto dove è stata fatta l'iniezione, non ho altro. Il braccio non è che faccia proprio male ora, cioè nel senso, se lo muovo magari in determinati movimenti, ma è come una normale intramuscolo, ecco. Ore 23:45, sono passate 9 ore e il braccio sempre uguale, dolore pari a zero. Ogni tanto mi ha fatto qualche fitta, ma niente di che. Adesso però sto iniziando a sentire un po' qualche brividino di freddo addosso, qualche dolorino un po' alla schiena in basso, un po' strano. Quindi adesso provo a misurarmi la febbre. Allora, è passata circa un'ora dall'ultimo aggiornamento e i brividi mi stanno aumentando, mi sta facendo freddo dentro, sembra come quando viene la febbre sostanzialmente, probabilmente mi sta venendo la febbre. Quindi direi che ci vediamo direttamente domani mattina, anche se poi sicuramente magari ci saranno altri aggiornamenti da fare, ma vi aggiorno poi domani mattina. Buongiorno. Ora sto iniziando a sentirlo un pochino, eh. Allora, vi racconto che è successo ieri sera. Praticamente da quando ho fatto l'ultima clip qui, la febbre ha cominciato a salire, come già immaginavo, perché dai dolori e dai brividi diciamo che non è che poteva succedere altro. E la cosa strana che mi è successa a me, poi non è detto che succeda anche agli altri, è che nel giro di pochissimo sono passato dallo stare bene a avere prima i dolorini, poi i brividi, poi hanno cominciato a aumentare questi dolori, aumentare, finché poi non è partita la febbre. E circa verso, i dolorini sono partiti verso le mezzanotte, circa alle 2 avevo più di 38 di febbre già, quindi ho preso tachipirina e
mi sono addormentato, mi sono svegliato stamani in un lago di sudore, perché come ben immaginate, c'ho mal di testa abbastanza, ma non è il mio solito mal di testa, un po' di mal di testa da rincoglionimento, i dolori ci sono ancora, i brividi meno, però i dolori veramente sono qualcosa di fastidioso, in una maniera, sembrano i dolori, o i dolori della crescita, non so se ve li ricordate, o i dolori, questo lo dicevo ieri sera alla Melissa, sembrano i dolori di quando faccio le spacchinate con gli zaini carichissimi e mi faccio magari dei sentieri mega tosti, e poi quando torno a casa la sera mi levo tutto, mi rilasso, mi scende l'adrenalina e quindi iniziano tutti i dolori. Vediamo come prosegue la giornata, io mi sento veramente uno straccio, quindi penso che, non lo so, vagherò tra il divano e il letto. Mi sta risalendo la febbre, i dolori stanno aumentando, sta aumentando anche il freddo, e madonna, però i dolori sono una cosa, più che altro perché non ti danno tregua, cioè veramente io da ieri sera che ho questi dolori a diritto e non si placano un secondo, maledizione. Non è che sono tanto dolorosi, però averli a diritto è proprio fastidioso, cioè non riuscite a rilassarvi, poi avete magari anche mal di testa come me, e vabbè, vediamo come si evolve. Basta dolori, basta, oddio, non ce la faccio più. Ho già detto che sono fastidiosi sti dolori, cioè non è il dolore, maremma buona, è proprio il fastidio. Guardate che faccio, mamma mia, sono il ritratto della salute, sto proprio alle pezze. Sconfitto e rassegnato, ormai non potevo fare altro che prendere un'altra tachipirina. Allora, sono le 6:30, ho preso una tachipirina circa 3 ore fa e sto un po' meglio ora. Ancora non sono passati totalmente i dolori, probabilmente se si sono un po' attenuati per la tachipirina, la febbre si è abbassata e niente, vediamo se adesso risale oppure se andrò verso un lento miglioramento, basta, non ne posso più. Allora, aggiornamento delle 8:15, sono passate circa 2 orette dall'ultimo aggiornamento, i dolori stanno finalmente andando via, meno male, perché sennò iniziavo a tirare le testate al muro veramente, e mi sento anche leggermente meglio, a parte la stanchezza eccetera, mi sento bene, la febbre non mi è più tornata, e i brividi neanche, i dolori nemmeno, quindi se non ci sono altre cose strane che saltano fuori da qui a quando vado a letto, direi direttamente che ci possiamo vedere domani mattina e vedere se è tutto finito veramente. Ore 7:30, dopo una bella dormita sono tornato come nuovo, ragazzi, quindi vado a scuola. Direi conclusa ormai la mia avventura con il vaccino. Ed eccomi qua, dopo le mie 4 ore di lezione a scuola mi sento bene. Stamattina forse ero un po' stanco, ma penso sia anche normale visto che ieri sono stato con una febbre a 38 praticamente tutto il giorno e con i dolori, però in generale non è che la reazione post tutto sia stata così tremenda, anzi gli strascichi non ci sono, io non li percepisco. Stamattina ho fatto, ripeto, 4 ore di lezione in cui ho fatto attività fisica e non sono stanco per niente. Ieri, ad esempio, non riuscivo neanche a versarmi l'acqua nel bicchiere, era un po' dalla stanchezza che avevo addosso e la spossatezza. Farsi un vaccino e sopportare una febbre, un qualche dolore, eccetera, per quanto fastidioso e lungo possano essere, non è niente piuttosto che finire in terapia intensiva, e ve lo assicuro. Perché non ci lavoro direttamente, ma la Melissa, che sapete, chi mi segue sa, ci lavora, quindi tutti i giorni mi parla del lavoro, di quello che succede, tutto quanto, quindi vi assicuro che farsi un vaccino in confronto non è niente.
niente. Detto questo, io mi auguro che il vaccino diventi il prima possibile accessibile a tutti. Scrivetemi qui sotto nei commenti se qualcuno di voi magari ha avuto accesso al vaccino come ho avuto accesso io, se magari ha avuto le mie stesse reazioni, ha avuto magari più o meno, perché comunque tutto ciò che voi avete visto è soggettivo. Per me non è detto che a voi venga questo. Quindi, detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo. Ciao!